Si è svolta al Combo di Firenze la prima edizione di Degusta, la nicchia dell'artigianato dell'enogastronomia toscano per i giovani. Noi di Gustar Viaggiando c'eravamo, andiamo insieme a scoprire le aziende. È il primo evento questo, quindi proponiamo un format adatto ai giovani, adatto alle aziende che vogliono farsi conoscere. Sono tutte aziende che hanno poca terra e che hanno poco spazio nel panorama, e quindi ci proponiamo questo, di fare conoscere queste piccole realtà. Il Cornaleto è sinonimo veramente di qualità. Qual è il pubblico giusto delle bollicine? Il pubblico del ristorante stellato o il giovane? Ci sono tipi di spumante, come quelli di Franciacorta, che vanno bene per gli stellati, e altri tipi, come ad esempio il nostro Brut, che è buonissimo come aperitivo. Diciamo, per i giovani, come per tutti, direi, i salumi fatti in casa da noi, cioè fatti direttamente da noi, roba italiana e fatta con amore. Una soprassata, lonzino, capocollo, un po' tutti i salumi, salame, tutta roba fatta direttamente lì e venduta direttamente lì anche. Il giovane, se tu ce lo porti, dopo ci sta bene. Chi era San Gorgone? San Gorgone è un santo. I contadini della zona facevano la processione in agosto per chiedere l'acqua quando c'era molta siccità. Siamo del Sangiovese. Sangiovese in purezza, abbiamo del Sangiovese con una parte del 20% di Cabernet, abbiamo un Merlot e un Cabernet, 60 e 40. Abbiamo l'olio e un vino bianco fatto con uve francesi. Abbiamo anche l'azienda Sant'Agnese qui dal mare a Degusta. Cosa ci hanno portato di buono da assaggiare? E con i nostri vermentini, il rosato atipico che è fatto con del Merlot, e poi abbiamo tutta la nostra gamma di rossi, sempre tutti monovarietali: Merlot in purezza, Cabernet in purezza e Sangiovese Grosso in purezza. Poi siamo a Degusta, siamo in un ambiente giovani dove ci rivolgiamo ai giovani. Com'è l'approccio dei giovani con i vini della costa e quindi con i Super Tuscan, con i vini internazionali, con sapori un pochino diversi, intendo, per la città? Ma sono vini che comunque sia riscontrano i gusti, sono diversi da quelli che normalmente magari sono abituati ad assaggiare con i sangiovesi dell'interno, però è un qualche cosa di diverso che viene molto apprezzato. Mangia Toscano è il marchio che abbiamo pensato per identificare e racchiudere all'interno di un concetto il nostro modo di pensare il lavoro, pensare il mangiare, il cibo e quindi anche tutta la nostra linea di prodotti che produciamo, che ci facciamo produrre e che vogliamo usarlo come identificazione di appunto del nostro lavoro. E sotto la nostra linea facciamo i sughi e altri prodotti come secondi, si va dalla classica trippa fiorentina, il lampedotto unzimino, i sughi di chianina, di carne normale, all'aglione, insomma diversi prodotti. In più la nostra linea di salumi che noi non produciamo ma seguiamo totalmente la filiera, che riporta tutto al vecchio sapore toscano. E Agricola alla svolta è perché io 2 anni fa ho deciso di dare una vera e propria svolta alla mia vita, no? Ho deciso di seguire la mia passione, che è quella del vino, no? Un giovane per i giovani che produce e propone prodotti quindi diversi, adatti a dei palati e dei gusti giovani? Mi sto avvicinando al mondo dei vini naturali, quindi l'idea è di innovare, cercare di migliorarsi, mantenendo però le radici nella tradizione. Da Montefioralle Maurizio Brogioni ci porta qui a Firenze a Degusta delle cose, diciamo, tradizionali ma anche delle cose nuove. Cosa abbiamo? Beh, abbiamo nel tradizionale abbiamo i nostri vini, che è il Chianti Classico, Chianti Classico Riserva e Gran Selezione. E poi fra i nostri vini abbiamo il Syrah in purezza, che per la zona del Chianti Classico è un po' una novità, diciamo, o quantomeno non è molto frequente. Qualche chicca, andiamo sul dolce. Abbiamo la nostra cioccolata con il nostro olio extravergine e poi facciamo il nostro mosto cotto. Che cos'è il mosto cotto? È la riduzione del mosto. Cioè noi prima che il mosto inizi la fermentazione, questo viene messo in un contenitore, in una pentola, viene portato a circa 80 gradi per 3 giorni e abbiamo la sua riduzione. Per cui è dolce, ci sono gli zuccheri e i profumi e i sapori delle uve e non abbiamo alcol.
si sposa molto bene con dei formaggi freschi, con un bel risotto al gorgonzola e pere, oppure con delle fragole, con delle cipolline borrettane cotte in forno, e poi la vostra fantasia sicuramente non avrà limiti con questa dolcezza. Di Chianti ce n'è uno solo ed è il Chianti Classico, perché è l'unico vino che si produce nella zona geografica del Chianti. Un'azienda di famiglia dal 1842, quando mio bisnonno l'acquistò ancora sotto il Granducato di Toscana. Noi siamo la quarta generazione che produciamo il vino e l'olio in quelle colline. Qui a Degusta cosa possiamo degustare, anzi assaggiare parlando di vino? Qui abbiamo i nostri due cavalli di battaglia, che sono fondamentalmente i Chianti Classico Riserva e Chianti Classico Base. Abbiamo anche un bianco, quello l'abbiamo, è una nostra invenzione, perché è un bianco da carne, fatto con le due uve bianche del Chianti, che non sono mai state utilizzate per fare il bianco.